Cognome: Domenico Di Corato. Età: 51. Professione: Sono responsabile finanziario di una società di Molfetta che opera nel terziario. Hobby: Hobby, mi piace la musica, suono il basso elettrico da quando ero adolescente e ho sempre suonato in una band. Miglior pregio e peggior difetto: Miglior pregio, sono determinato. Difetto, sono testardo. In quale lista ti candidi? Nella lista del Partito Democratico. Sono stato lì da adolescente, ho fatto tutto il percorso da giovani popolari come responsabile cittadino dei giovani, delegato provinciale, poi nella Margherita, poi nel direttivo del PD e quindi diciamo è stata un'evoluzione naturale. Quale candidato sindaco sostieni? Sostengo Vittorio Fata. Perché? Perché Vittorio Fata è una persona leale, determinata, capace e anche nei 9 mesi che ha avuto la possibilità della reggenza da sindaco ha saputo comportarsi da tale. Dà un voto agli altri candidati sindaco. Non mi piace esprimere giudizi sugli altri, quello che mi va di dire è che sia Angarano, sia Spina, che Napolitano hanno avuto tutti la possibilità di fare il sindaco e quindi a un certo punto uno deve dare la possibilità anche agli altri, non si può fare il sindaco per professione, penso questo. Perché ti candidi? Perché voglio dare il meglio di me alla mia città, voglio fare sì che Bisceglie possa essere una città migliore per i nostri figli e perché veramente la vocazione turistica che ha venga sfruttata al massimo. La prima criticità da affrontare. La prima criticità penso ai marciapiedi, all'arredo urbano, a quanto degrado ci sia anche nel centro storico. La scarsa viabilità anche per i turisti, perché non deve essere una città a dimensione di turista, perché veramente se lo merita. Un punto del programma che ti sta a cuore. Un punto del programma che mi sta a cuore è quello dell'aprire dei centri d'ascolto per i disabili, per gente che vive un disagio sia sociale che economico. Da giovane ho fatto parte di un centro d'ascolto, sono stato volontario, ho fatto il servizio civile, quindi proprio lo stare vicino agli ultimi penso che sia importante per una comunità. Le prime parole che diresti in consiglio comunale? Le prime parole che direi è: sono qui e sono pronto a dare il meglio di me e far sì che gli elettori siano orgogliosi del mio operato. Perché i cittadini dovrebbero votarti? Perché sia dalla mia esperienza lavorativa che da quella sociale ho maturato quell'attenzione, quell'etica del lavoro, quel voler spendersi per gli altri e quindi è questo il mio impegno, far sì che la comunità viva di questo mio impegno e che sia un impegno proficuo. Mi impegnerò per questo.